Gestione dei volontari all'interno della vostra associazione o società sportiva dilettantistica. Prima di darti tutte le informazioni del caso, ti invito a mettere un bel like al video, iscriverti al canale e come sempre ti invito a iscriverti al nuovo canale Telegram e WhatsApp danilolaunici.it, dove lì ogni giorno metterò tantissime informazioni che ti aiuteranno a gestire al meglio la tua associazione o società. Ma veniamo subito a noi, la figura del volontario dell'associazione o società sportiva dilettantistica, come va gestita? Cos'è il registro dei volontari? Come va effettuata una ricevuta? Tantissime domande. In primis ti voglio inoltre invitare sul sito internet danilolaunici.it, dove all'interno ho creato proprio un articolo dettagliato e dove troverai un'area dedicata per scaricare i documenti che ti servono per gestire i volontari all'interno della tua struttura. E come in ogni video ti ricordo che un volontario può percepire un massimo mensile di 150 euro. Secondo aspetto molto importante, i volontari devono essere inseriti in un registro. Questo registro dovrà essere conservato all'interno dell'associazione o società sportiva dilettantistica e soprattutto i pagamenti dovranno essere registrati e mantenuti dall'associazione. Ovviamente non ci dovrà essere nessuna forma di contrattualizzazione riguardo col volontario, ma semplicemente un accordo. Questo è un altro aspetto importante, da non confondere con un possibile segretario o segretaria o un collaboratore sportivo. Il segretario o la segretaria va trattata con un gestionale amministrativo, sempre Cococò, e nel caso sportivo da tecnico sportivo Cococò. Quindi sono tre figure, volontario, gestionale amministrativo e tecnico sportivo, totalmente diverse. Inoltre, se hai maggiori dubbi o incertezze, puoi contattare tranquillamente i nostri uffici e noi saremo felicissimi nel caso in cui avessi bisogno di noi di darti una mano nel gestire a meglio la tua associazione o società sportiva dilettantistica, APS o culturale. Quindi, importante, ricordati, un tecnico non è un volontario non è un gestionale amministrativo, un gestionale amministrativo non è un tecnico sportivo. Detto questo, io ti invito a mettere un bel like al video, iscriverti al canale e io ti do appuntamento al prossimo tutorial. Ciao a tutti!